Signor Van Houten, io sono una brava persona ma uno scrittore di merda. Lei è una persona di merda ma un bravo scrittore. Penso che faremmo una bella coppia. Non voglio chiederle favori, ma se ha tempo, e da quanto ho visto ne ha molto, per favore mi corregga questo. È un elogio funebre per Hazel. Lei mi ha chiesto di scriverne uno e io ci provo, solo che ci vorrebbe un po' di stile, vede? Il fatto è che tutti vogliamo essere ricordati, ma Hazel è diversa. Scusa. Colpa mia. Hazel conosce la verità. Non voleva un milione di ammiratori, ne voleva uno. E lo ha avuto. Forse non è stata amata da molti, ma è stata amata profondamente. E questo non è più di quanto spetti a molti di noi. Quando Hazel stava male, io sapevo già di dover morire, ma non ho voluto dirglielo. Lei era in terapia intensiva e sono sgattaiolato dentro e per 10 minuti sono stato accanto a lei prima che mi beccassero. Aveva gli occhi chiusi, era pallida, ma le mani erano ancora le sue mani. Ancora calde e le unghie erano dipinte di un colore blu notte e io le ho tenute tra le mie. E mi sono forzato a immaginare un mondo senza di noi. E che mondo senza valore sarebbe stato? È così bella. Non ti stanchi mai di guardarla. Non ti preoccupi mai se sia più intelligente di te, perché sai che lo è. È spiritosa senza essere cattiva. Io la amo. Dio, se la amo, sono così fortunato di amarla, Van Houten. Non puoi scegliere di non soffrire a questo mondo, però puoi scegliere per chi soffrire. E a me piace la mia scelta. Spero che a Hazel piaccia la propria. Ok, Hazel Grace?